Quanto possiamo fidarci dei pirati? Li considero come fratelli, Shay. Quando sarà il momento, ci aiuteranno a combattere i Templari. Se solo gli inglesi si rendessero conto che i Templari stanno lavorando. Capitano alla barra! Quindi i Templari hanno davvero in pugno le colonie? Non proprio, ma la loro influenza è molto potente. E la spia che dobbiamo incontrare? Non devi preoccuparti di Rechasseur. È fedele alla confraternita. Ha degli amici in entrambe le flotte, quella francese e quella inglese. E conosce quello che succede da queste parti più di quanto tu possa mai sperare di sapere. Liam, cosa mi puoi raccontare di Arewal? È evidente che lo ammiri molto. Sì, ho avuto l'onore di lavorare con lui. Non ho mai conosciuto nessuno così dedito alla causa. Ma non è solo questo. Adewale era già una leggenda prima di unirsi alla confraternita. Era un pirata, il flagello delle Indie Occidentali. A contatto con personaggi come Barbanera, Woods Rogers e Calico Jack Rackham. Calico chi? Ma non leggi i libri? Circa 20 anni fa, Adewale intercettò un convoglio dei Templari e rubò un pacco misterioso. Viaggiò fino a Porto Prince e lo consegnò a una donna che reputava fedele alla nostra causa. Fammi indovinare, non lo era? Invece sì, è molto. Il pacco alla fine giunse nelle mani di François McCandall, della confraternita di Haiti. Che conteneva? Parlo del pacco. Proprio la scatola che cercavo. Non sappiamo ancora quanto valga questo vascello. Perché non facciamo scontrare la Morrigan con una preda del suo carico? Tu vuoi solo vedere se sono in grado di sparare dritto, non è così? Beh, già che ci siamo. Sei un coglione, perché? Ti tocca salare il pesce! Carico a galla! Guarda, non reggerà!
C'è un carico, signore! S'il continue, il va gagner un séjour de 5 nuits dans notre plus belle ville. Je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Yeah.
Ancora giù! A che pensa, capitano? A dopo. Che è alla barra! Datemi velo!
Andiamo via dal vento!